Ciao a tutti amici, prima di proseguire con la visione del nostro video vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale YouTube. Iscrivendovi e attivando la campanella avrete modo di visionare i nostri video in anteprima e appena vengano pubblicati. Pensate che il 70% di chi guarda i nostri video settimanalmente ancora non è iscritto al canale, quindi vi invito a farlo immediatamente, mettere mi piace, condividere e commentare dicendo cosa ne pensate degli argomenti che trattiamo nei nostri video. Quindi iscrivetevi, campanellina e buona visione. Oggi è giunto il momento di andare a scoprire le prime figurazioni che andiamo a approcciarsi quando decidiamo di imparare il tango delle danze standard. È appunto un ballo che è avvolto da un alone di mistero, perché c'è molta confusione tra il tango argentino, cos'è il tango veramente. Quello che andremo a mostrare oggi sono i passi del tango di danze standard, i primi passi appunto per poter iniziare a girare la pista in modo agevole. Creeremo una piccola coreografia che si potrà ripetere sempre con la solita struttura parete lunga, parete corta, composta da pochissime figure. La prima figura che andremo ad analizzare, partiremo da metà della parete corta questa volta, oppure possiamo partire come siamo adesso a metà della parete lunga, e facciamo il back-or-té. Back-or-té cosa significa? È un movimento che a livello di piedi è abbastanza semplice, consiste nel partire già bassi, fare un passo laterale. Per ora poi ci sarà anche una leggera rotazione del corpo, però quello l'andremo a vedere dopo. Il primo passo sarà al lato per l'uomo con il piede sinistro e l'uscita sarà indietro di destro, al lato di sinistro, chiudo con il piede destro. Questi sono i passi del back-or-té. Quindi piede sinistro per l'uomo, si parte e facciamo al lato, indietro, apro, chiudo. E andremo partendo fronte parete della parete corta, a metà parete corta, quindi idealmente io dovrei partire in questa posizione qua, farò al lato, indietro, aprirò il piede leggermente puntando la diagonale parete, ovvero l'angolo, chiudo. Quindi a livello di tempi faremo slow, quick, quick, slow, che vuol dire lento, veloce, veloce, lento. Per la donna, faccio vedere i primi passi partendo di spalle, la donna farà al lato, avanti, laterale, puntando la diagonale, chiudo. Quindi sarà piede destro al lato, sinistro, avanti, piede destro passa leggermente davanti al ballerino e si chiude in diagonale parete. Questi sono i passi del back-or-té che ci permettono di introdurre il pezzo di coreografia successivo. Quindi partendo dal back-or-té noi abbiamo fatto uomo sinistro, destro, al lato sinistro, chiudo. Faremo due passi slow dopo il back-or-té. Quindi il back-or-té, come abbiamo visto, è una figura apparentemente semplice, cioè un passo al lato, abbastanza anonimo sembrerebbe, al lato, indietro, al lato, chiudo, sembra quasi un passo che ha poco senso. Acquisterà più senso quando si inizierà a mettere la rotazione del corpo o anche il movimento della testa, che per l'uomo sarà destra-sinistra, ci sarà uno scatto e questo andrà a creare quel mood, quella sensazione di tango che deve essere creata all'interno della coreografia. Il tango è un ballo basato sulle rotazioni e sui contrasti, sia a livello musicale ma anche proprio a livello di testa. Si deve vedere un movimento molto veloce e questo piano piano andrà creato anche nel modo corretto. Le prime cose che uno deve imparare, per esempio nel muovere la testa, è non muovere tutto il corpo ma isolare il collo, la testa dalle spalle e in più metterlo nel momento corretto. Non si può muovere la testa quando ancora siamo per aria, ma si deve sentire pressione, mi spingo al lato, nel momento in cui il mio piede tocca terra si deve vedere che parte la testa. In questo modo si riesce a creare un movimento veloce, la donna lo farà ancora di più. La donna quando muoverà al lato il suo primo passo si creerà il movimento di testa ma anche un'estensione della schiena. Queste saranno cose già un pochino più difficili, ma che vedrete che una volta avete imparato a praticare i primi passi bramerete di fare, perché sarà quella cosa che caratterizzerà il vostro ballo e vi farà sentire più padroni, più sicuri e anche più espressivi nel ballare il vostro tango.
E dopo la prima figura che abbiamo visto, andiamo a vedere appunto come, partendo da metà della parete corta, arriviamo nell'angolo. Inizialmente faremo il back corté, slow, laterale, quick, quick, slow, puntando verso la diagonale parete. Adesso andiamo a vedere le due figure successive, sono i due passi slow più i quattro passi. Andiamo a vedere adesso come si può fare in coppia a avere queste dinamiche che ho spiegato. Ovviamente queste sono dinamiche semplici, perché insomma sono quelle che permettono di muovere correttamente in coppia, ma sono anche allo stesso tempo quelle più complesse, perché ovviamente non potrete pensare soltanto di conoscerle, di riuscire a farle mentre ballate, perché questo infatti non è un corso di ballo, perché non spiega come poter fare ad arrivare. Queste sono soltanto cose che ci aiutano a capire come funzionano i balli di coppia, come si riesce a muovere per riuscire a ballare in coppia quando abbiamo una persona davanti. Queste sono le regole principali per capire come ogni piccolo distretto corporeo deve andare in funzione di questi movimenti, in funzione di questi scambi e in funzione di queste fluidità che permettono di muovere liberi. Appunto, i movimenti che abbiamo detto, come si incastrano per riuscire a creare appunto l'armonia di coppia durante il ballo. Inizialmente appunto quando facciamo il back corté, la cosa più importante è quella di non partire subito muovendo la testa, di non dare un movimento con le braccia, perché sennò spuntano due ernie, ma da qui si deve sentire che si dà importanza al trasferimento del peso sulla gamba sinistra per l'uomo, destra per la donna. La testa deve partire nel momento in cui si poggia il piede sinistro per l'uomo, destra per la donna in terra. Quindi io farò piede, testa, testa. Se faccio testa, testa, piede, muovendo la testa mentre ci si sta spostando diventerà molto più complesso rimanere nella posizione corretta. Quindi da qui faremo piede, testa, testa. Tempo che intercorre tra il passo e la testa ovviamente è una frazione di secondo. Da qua poi, importantissimo, dopo il movimento di testa, sentire che da qui l'uomo non si prepara subito tirando la ballerina, ma da qua rimane in avanti, allunga la gamba e rimane in avanti e dà opportunità alla ballerina di muovere nel suo spazio. La ballerina muove nel suo spazio, passa il piede e si chiude. E saremo perfettamente pronti per fare i due passi slow in avanti.